io ve lo posso dire. Io sono più che innocente, io sono un martire del sistema! E che facciamo? Chiamiamo il Vaticano e partiamo subito con la beatificazione. Uno scherzo! Non è morto! 13 mesi fa! Ma lei mi ha perso in sole! Camicia verde, pantaloni blu di velluto! E piangeva! In cucina piangeva! E piangendo mi ha detto: Saverio, vatti a prendere la pensione del nonno! E tu ci sei andato, commettendo così il primo reato. Io? Oh no! E la mancata dichiarazione di morte? La seconda volta che mi abbassi un soffio, sempre in cucina, sta sempre lì. E sempre piangendo mi ha detto: Saverio, fa che questa gente non mi dimentichi! Tu per non farlo dimenticare, ti sei dimenticato di dichiararne la scomparsa. Secondo reato, questa volta Saverio, è penale! Per peggio! No, rischio il calcio. Da 2 a 6 anni! Io? C'è un buon nome! Ma questa volta che mi ha fatto in sogno, stava là, no? Mi piangeva, vedete? Tu dormi troppo, secondo me! E poi, giusto nome, appena chiude gli occhi, partono le richieste. Esagerato! Sì, sì, sì. E questa tenera, firmata sempre dal nonno, a favore di quel delinquente di tuo cugino. Marcello Aprile, mettete a verbale, maresciallo, Marcello Aprile! Ci ha fatto! Questo pure nonno, te l'ha segnato in sogno? No, questa l'ho trovata già firmata sul tavolo della cucina. Quando mi sono svegliato? Ma che bella faccia cosa! Tu mi stai facendo scoppiare il tempo! A proposito, maresciallo, hai una bella enciclopedia medica! 8 volumi! Una parola! Prenota! Il signore è il nostro ospite fino a nuovo avviso. E che? Mamma mia! Bravissimo! C'è da voi qua! E non me l'aspettavo, eh! Ma secondo voi, una sciocchezza è la cosa che state per fare? No, anzi, se tutti facessero quello che stiamo per fare noi... Andreste tutti in galera! Tiene proprio una bella faccia tosta, quindi ammettete pure voi... È morto nonno! Condogliate! E quando è morto? Un nonno è morto 13 mesi fa! E voi, in combutta con qualche altro imbecille, per poter continuare a prendere la pensione, non avete dichiarato la morte. Saverio, Saverio! Fate entrare a prima! Così sa giusto solo le giornate! Ma volevo drammatizzare un poco, ma... E come facciamo che lo facevo vedere? Quello era morto, poverino, poverino! Maestro, sta dietro di voi! Oh no, no! No, Saverio! Ma c'è, ma dirlo! Hai saputo? Ma dirlo! Nonno! Una cosa improvvisa! 13 mesi fa! Andiamo bene! 13 mesi non avevo il tempo per dirmela! Ma dirlo! Marcello, adesso stai calmo, in questi momenti la famiglia deve rimanere unita! Però, dì al maresciallo, il nonno ci ha fatto in sogno più di una volta ha detto: andate a prendere la pensione. E questa tenera, firmata sempre dal nonno, a favore di Marcello Aprile. Mi ha rovinato. Maestro! Qua le cose si mettono malissimo, cercate l'infermità mentale, ultima chance. Grazie della peperona. Ebbene sì, maresciallo, è tutto vero. Il nonno mi è apparso in sogno. Stavo in camera da letto. In cucina! No, ma quale sempre in cucina? Guarda che mi sei venuto dentro alla cucina. E tu vuoi vedere che sono sul nonno? Ma la cucata da una letto e mi scende da cucina. E come? Stavo là. Un super pigiama da camicia verde! E sarà mi stessa camicia verde? Dopo pigiama per un po'. Quando non è blu di verde! Ho blu sotto aperto. Ma se stessero proprio la chiave,
Quelle perdono gli occhi pericolosi. Tant'è che gli ho detto, nonno, mi raccomando, la prossima volta che compare bianco e nero, che così non ti si può guardare. Comunque stava là, brutti colori. Va bene, nonno. Come una bugia. E sta faggiola? E chi è sta? Ma capiscimo chi è Raggio. Tant'è che gli ho chiesto mio nonno, ma chi è questo? E il nonno ha detto, chi non appare in compagnia, poi no. È una spia. E sta buttata. Ma signore! Ma c'è che sta in realtà! E poi guarda il cast, è un signore che ha cartato le mani. Angelo, a capo! È un signore che ha cartato le mani. Non fate la volta che... E lui è andato a lungo. Come è andato fuori? La bucca d'oro non si capisce, ma riesce, la cosa è sicura, è corna e tenera. E poi non l'ha fatto, guarda le mani, e avete chiuso le dita nella barra. E vedi, fa questo che l'ha fatto, bravo, bravo. E poi si trova qui, la testa, la pioggia, ciondo, guarda, guarda. E è arrivato da Zanni e si è portato a tutto qua. Maresciallo, permettetelo ad andare a vedere il ginetto. Parlate pure. Una volta, come va a capire che resto? No, non c'è, no. La vista è l'angelo. Che non lo fa l'angelo? Questo no. Vista è l'angelo. Comunque, maresciallo, in tutto questo malasma è arrivato da Zanni e si è portato a tutti voi. È rimasto solo lì, e sciusciava la l'angioletto. Quello ci aveva le ali atrofizzate quando è arrivato sopra la finestra. E solo in quel momento, in quel preciso istante, il nonno ha pronunciato queste parole. Marcello, vatti a prendere la pensione. E io non lo so più. Avete visto, Marcello, come ho detto io, sono libero. Vieni qua, vieni qua. Ma questo è il finale dell'apparizione. Cioè, questo finale non me lo ricordo. E te lo faccio ricordare io, non ti preoccupare. Dopo queste parole, il nonno ha detto qualcosa di più lontano. Però, ricordati, mo che vedi il tuo cugino Isabella. Sì? Sì? Mandamelo! E quello è il nonno della famiglia Vita. Dica mossa di stupidi! Vieni qua! È tutto vero, mio cugino non sapeva niente, era lo scuro di tutti i miei imbrogli, però ha promosso gli angeli e arcangeli, tanto pure in giro per via. Sempre un coppo che serve la caffè di oro. Ma basta, non è niente da dire,
niente, potete pure andare. E che? Ci siamo anche noi, maresciallo. Siamo venuti a fare una denuncia. Carmina Vitrano, mio marito. Che cosa ha fatto? Lo conoscete? Sì.